Ok, seconda parte. Allora, arriviamo alle moto, arriviamo alle macchine. Le macchine sono diventate per me una passione. Non come le moto, ma sono diventate una passione. Mi piace molto, mi è piaciuto, mi piace ancora navigare, mi piace altrettanto quello che sto facendo in questo momento per Audi Sport CR Racing, che è organizzare le gare, mi hanno chiesto una mano per quello che riguarda la mia esperienza, per la logistica, le iscrizioni, siccome oramai sono 40 anni che rompo le palle a tutti. Ormai ti conosco, che palle Maurizio. L'organizzazione mi dicono, però c'è sempre un rapporto molto amicale e abbastanza preferenziale, riesco con loro a tradurre in logistica tutto quello che mi viene chiesto. La stessa cosa varia per i fornitori. Beh, insomma, l'esperienza conta sempre. L'amicizia, mio padre diceva una frase che mi è sempre rimasta impressa, che l'importante non è quante persone conosci, ma chi conosci. Quindi quelle non tante fidate sante che conosco parole. Non dico che le sfrutto, ma reciprocamente ci facciamo dei favori. Certo. Per cui va bene così. Le moto rimangono, mi è ritornato il pallino delle vecchie moto con le quali correvo negli anni 70, per gli amici e solo per gli amici, perché io non ho un'attività commerciale dove faccio l'officina, ma solo per gli amici che me lo chiedono. Con i tempi giusti restauro e riparo moto da fuori, solo moto da fuoristrada d'epoca, continuo ancora a fare qualche garetta da povero vecchio con le moto moderne. Vai piano, perché adesso no, ma vado piano naturalmente, non c'è bisogno che, per andare piano non c'è bisogno che mi impegno, e quindi sono riuscito nel bene o nel male a fare, dopo tanti anni passati a fare un altro lavoro, a fare un po' quello che mi piace, quello che mi appassiona, con dei tempi più umani. Sì, è anche bello tutte le emozioni che ci dai comunque, a chi è veramente, chi ti ha sempre seguito anche comunque. Quando mi piacerebbe una sera davanti a un fuoco mettermi io, non lo so, qualche altro pilota che ha fatto tante Dakar con me per raccontare gli aneddoti, le cose strane che ci sono capitate. E perché no? Che ci sono capitate. Ho passato una notte in Libia insieme a Traglio, chiuso dentro la macchina con un ragazzino col Kalashnikov che ci aveva sequestrato i passaporti. Ho passato delle notti a cercare di tagliare una cima che ci si era avvolta nel freno a disco della macchina con un coltellino svizzero. Pazzesco. Poi ci sono tantissimi episodi, la gente che mentre tu sei lì nel nulla sperduto arriva il beduino, ti dà una mano e poi così come è arrivato sparisce. Ci sono delle cose, il pubblico, per ritornare alla Dakar adesso, il pubblico argentino, quello boliviano. Quello cileno, quello decine di migliaia di persone che se hai un problema ti si buttano addosso per darti una mano. Solidarietà al massimo. C'è un'immagine, una passione, loro hanno una passione, c'è un'immagine di questa Dakar che è passata su YouTube di un pilota che cade in un guado e praticamente togliendosi le magliette fanno una catena umana per tirargli fuori la moto dall'acqua. Incredibile. Cioè, qualunque problema tu hai con questa gente qui, loro sono, si fanno in 20. E qui c'è una piccola differenza con l'Africa, nel senso si fanno in 20 gratis. Invece in Africa si facevano in 20 comunque, ma qualcosa dovevi dargli, che se vuoi è anche giusto, perché la civiltà, l'economia che tu trovi nei paesi del Sud America è completamente diversa da quella economia che tu trovi in Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Burkina Faso, tutti i paesi nei quali purtroppo oggi non si può andare più. Fantastico Maurizio, questo qui è una delle poche pillole che sappiamo di Maurizio, ma potremmo stare qui ore e ore e ore a raccontare. E magari a qualcuno potrebbe interessare, però magari qualcuno direbbe sì, vabbè. Ma guarda, io ti dico, quest'anno per esempio ho fatto la Dakar con un pilota che si chiama Michele Cinotto, che è un ex pilota. Beh, non è uno. Cioè, voglio dire, io ho notato una grande differenza. Lui è un ex pilota professionista di rally, professionista quando le macchine erano delle armi, non erano delle macchine, parliamo dei gruppi B con 550 cavalli, Audi 4, Stratos 037. Devo dire che una cosa che mi ha parecchio tranquillizzato è che quando sali con una persona che ha fatto quel mestiere, tu ti rendi conto della differenza. Sì, rendi conto della differenza nel senso che tu sei più tranquillo perché sai che nel bene o nel male lui la macchina sa dove la mette, sa cosa fa, sa come tirarla fuori dai guai. Diciamo che tante volte, essendo anche tutta gente molto veloce, tiri la mina,
A noi quest'anno non c'è successo, non abbiamo mai picchiato, abbiamo portato sempre la macchina al bivacco più che perfetta e mi sono veramente divertito. Infatti, concludendo, solo due battute, allora, quindi ripetiamo che quest'anno alla Dakar è andata benissimo. Da Dio. Tornate l'anno prossimo? Penso di sì, penso che torneremo, teniamo in considerazione anche l'Africa Race perché da quello che sento, da quello che mi dicono è una Dakar alla vecchia maniera, sui percorsi della vecchia Dakar, per cui penso di sì, comunque sì, ovunque noi andremo a correre, quest'anno ripeto faremo un mondiale, vorremmo andarci con il supporto, con tutti gli amici di Road Race Raid che ci ha seguito splendidamente anche in questa Dakar. Grazie. Noi fortunatamente siamo riusciti anche a mandargli delle immagini, delle foto, per cui abbiamo fatto un bel lavoro insieme divertendoci e sono contento e sono convinto che Road Race Ride vada avanti. Grazie Maurizio, incrociamo le dita. Sì, tutti insieme. Grazie mille Maurizio, è stato veramente un piacere. E da Willy, ciao a tutti.